Il centro commerciale Mongolfiera di Taranto è davvero una miniera di iniziative. Basta percorrere pochi metri e abbiamo modo di scoprire tanti eventi, tante iniziative. Eccoci con Cake Design Expo e Show, evento che è giunto alla seconda edizione, e siamo con Mariana Frascella, che ne è l'organizzatrice. Parliamo intanto di questo evento, di cosa si tratta? Allora, si tratta di un contest dedicato più che altro a non professioniste che hanno la passione della pasta di zucchero, che hanno sviluppato un progetto e delle torte proprio in base a un tema. In questo caso il tema era il mondo magico e fantastico. Ecco, quanti sono i partecipanti? I partecipanti in questo caso sono 14, ognuno di loro di proprio pugno ha realizzato un progetto e sviluppato, come appunto potete vedere, dalle proprie idee, hanno sviluppato proprio un personaggio, un qualcosa. Legato, come detto, al mondo delle fiabe, quindi a queste figure ovviamente frutto della fantasia che animano ovviamente i sogni dei più piccoli, ma anche noi che siamo più grandi, attraverso questi momenti forse ritorniamo bambini. Anche un po' bambini, sì, certo. E queste opere domani saranno sottoposte all'attenzione di una giuria che valuterà ogni singola opera in base a dei criteri di valutazione, quindi verrà giudicata la creatività, un po', diciamo, le opere in sé per sé, la loro tecnica utilizzata, e verrà decisa appunto dei vincitori, verranno decretati, quindi ci saranno 3 vincitori che avranno anche dei grandi premi messi a disposizione appunto dai nostri sponsor, che sono Silvia e Luigi di 4Cake Design, Gina Assini, e poi progettiamo il tuo evento speciale, che sono tra l'altro i nostri sponsor. Realizzare torte è un'arte. Sì, adesso sì, adesso è diventata, diciamo, bisogna accostare la pasticceria anche a qualcosa di estetico, quindi come tutto, ad esempio anche in cucina viene abbinato un piatto anche molto all'estetica, e non è da meno anche il dolce. Ed è davvero bello vedere che non professionisti si cimentano raggiungendo poi dei risultati pari ai professionisti. Forse magari non hanno avuto l'opportunità, la possibilità di diventare professionisti, ma con questa gara si sentono competitivi. Sì, sì, sì. In effetti ci sono 2 di loro che hanno già partecipato ad altri concorsi e sono quasi, io le reputo delle professioniste, che hanno realizzato delle cose veramente fantastiche. E poi non è da meno il lavoro fatto anche dalle non professioniste, che sono veramente opere d'arte, definite veramente opere d'arte, bellissime. Beh, li abbiamo interrotti, li abbiamo colti in flagranza di esecuzione. Vedo un volto che state dipingendo. È un elfo questo, sarà un elfetto, una creatura del bosco con le orecchie a punta. Adesso ancora non si vede perché è un abbozzo, però facciamo vedere come si fanno i visi alle persone interessate a capire un po' da dove si parte. Com'è nata questa passione? È nata, ero praticamente adolescente, poi è diventata un lavoro perché è esplosa, insomma, dalle piccole cose poi è diventata un lavoro, un'attività, quindi... Un lavoro che è certamente impegnativo, però quando le cose, quando si realizza, quando il proprio lavoro è figlio e frutto della passione, non pesa, non pesa di meno. Non pesa, allora è un lavoro che comporta tanti sacrifici, però se si fa perché troviamo dentro questa ispirazione, non è per niente un peso, insomma, si superano tutte le difficoltà. E vogliamo parlare così, dare in anteprima la realizzazione della pasta di zucchero. Sì, allora io sono orgogliosa perché oggi per la prima volta utilizziamo una nuova pasta model che sta per essere messa in commercio ed è stata realizzata da dai miei fornitori di materiali per il cake design. Loro sono 2 ragazzi giovani, però con tante buone qualità, e hanno trovato delle formule giuste, insomma, per creare una pasta nuova che è ottima, quindi oggi la stiamo presentando. Loro sono 4Cake Designer di Valenzano, e niente, adesso stiamo aspettando il lancio sul mercato. Intanto facciamo vedere che funziona.